per l'ASL di Salerno, ospedali minori, Rocca d'Aspide, Vallo, Oliveto Citra, Polla, Ebori, Sapri e fra una decina di giorni Agropoli. Devo dire che fino a qualche giorno fa tutti i sindaci erano preoccupati. Ma che fate? Ci mettete l'ospedale per il coronavirus? Adesso lo chiedono tutti quanti. È l'Italia. Prima le paure irrazionali, adesso hanno capito che metti l'ospedale dedicato significa che se hai pazienti che hanno difficoltà polmonari si salvano la vita. Bisogna sempre... Vabbè, questo è il piano della regione per quanto riguarda la situazione ospedaliera. Abbiamo completato qualche altro ospedale, voglio fare un riferimento all'ospedale di Agropoli, dove c'è sempre qualche imbecille che dimentica che quell'ospedale era stato chiuso con le catene. Ho fatto vedere un'altra trasmissione le immagini delle porte chiuse con le catene. Noi lo abbiamo riaperto, abbiamo fatto lavori per avere un ospedale Covid, abbiamo attivato la rianimazione, dal mese di giugno riapre l'ospedale, riapre il pronto soccorso, abbiamo realizzato la rianimazione, cioè non è un pronto soccorso da DEA di secondo livello, ma è un pronto soccorso con la rianimazione. Avremo soccorsi di radiologia 24 ore su 24, i laboratori aperti, la possibilità di fare week surgery, di recovery per una settimana. Abbiamo i posti letto necessari, anche perché auspicabilmente nel periodo estivo avremo un raddoppio della popolazione nei comuni costieri. Lei ha nominato gli ospedali della Campania, quel suo tour non finirà a Castellabate ma proseguirà da Agropoli proprio per andare a visitare la struttura ospedaliera. Ecco, in tanti cittadini si chiedono l'apertura. Vogliamo dirlo definitivamente che l'ospedale a giugno riaprirà e sarà nella rete dell'emergenza con tanto di assunzioni di personale infermieristico e medico? Ma credo di averlo detto 200-300 volte, ma insomma non credo è mai che tanto. Siete un po' distratte qui. Andremo all'ospedale di Agropoli perché, come sapete, abbiamo fatto i lavori per le sale operatorie. Siamo pronti, stiamo procedendo in questo momento alle assunzioni di medici, di radiologi, di anestesisti, perché nel mese di giugno apriamo il servizio 24 ore su 24 per radiologia, il laboratorio di analisi, fino alle 8 di sera per cardiologia. Abbiamo la possibilità anche di fare week surgery, cioè di ospitare per pochi giorni anche nella residenza ospedaliera nostri pazienti in collegamento con il DEA di Vallo della Lucania. Stiamo preparando al meglio anche la struttura ospedaliera, preparandoci come sempre nei luoghi turistici ad un raddoppio della popolazione. Ecco, quindi è doveroso prepararsi per tempo. Come? Una data. Chiedete al direttore generale, la data non ve la posso dare perché stiamo facendo le assunzioni in questo momento. Può essere un giorno prima, un giorno dopo, ma nel mese di giugno apriamo sicuramente tutto. Stiamo lavorando per aprire l'ospedale di Agropoli a fine giugno, come ci siamo impegnati a fare. Ricordo che era stato chiuso nel 2013. Lavoriamo, visto che siamo ormai in un contesto di sostanziale normalità, anche ad aprire ospedali. Apriamo la prossima settimana l'ospedale di Agropoli.